Buonasera a tutti gli amici di Legnano Web TV, siamo qui al Tasso Alcolico, prima intervista del 2014. A proposito, buon anno a tutti da tutto lo staff di Legnano Web TV, dai Play the Night e da tutto lo staff del Tasso Alcolico. Dicevo, siamo qui nuovamente per la nostra rubrica dedicata alle interviste alle band emergenti. Questa sera abbiamo l'onore ed il piacere di avere qui i nostri ospiti, gli Sketch. Buonasera ragazzi, presentatevi brevemente. Io sono Davide, sono il cantante. Alessandro, bassista. Lorenzo, il chitarrista. Davide, il chitarrista. Stefano, il batterista. Ecco, io ho qui un flyer di una serata che questi ragazzi faranno il 22 di febbraio alle 22 qui al Tasso Alcolico di Olzate. Quindi questa intervista servirà anche un po' per promuovere questa serata. Magari qualcuno degli amici di Legnano Web TV verrà ad ascoltarvi, giusto per curiosità e per vedere se siete bravi come io penso che voi siate. Due parole veloci sul vostro genere, su cosa suonate. Allora, noi facciamo un genere molto vario, alternativo, comunque per ricercare, diciamo, di occupare ogni genere musicale che noi abbiamo a cuore. Sì, prevalentemente è un rock melodico con qualche influenza sul funk, funky, come tra l'altro siamo nati come band funky, però producendo materiale nostro con un genere tutto nostro sperimentale. Ok, per dare un'idea a me che voglio capire bene cosa suonate, se io volessi chiedervi un gruppo di riferimento, un gruppo famoso a cui voi vi ispirate, per gen, sti cazzi, si può dire sti cazzi su Legnano TV? Facciamo, quindi siete sarete tra gli spettatori del concerto di Per Gen di San Siro? Magari. Io ci vado poi. Bah. Se Legnano Web TV trova qualche biglietto, impossibile, ve lo dico subito, però se riusciamo a trovare qualcosa penseremo a voi molto volentieri. E sempre se studiate, però, perché i genitori qua prima ci hanno mazzolato per il promo. A proposito di promo, voi dicevamo prima, facevamo due chiacchiere prima di iniziare l'intervista, suonate insieme da un paio d'anni e lui è la new entry della band da qualche mese. E avete un po' di pezzi in cantiere e state cercando di mettere assieme materiale per fare un EP, ok? Vi siete dati una scadenza? Quanti pezzi avete in cantiere? Cosa volete preparare? Dunque, direi che per ora abbiamo 5-6 pezzi in cantiere che porteremo anche ad un concorso per band emergenti che presentano pezzi inediti, che inizierà per noi il 6 febbraio. E abbiamo provato a registrare già qualche pezzo nostro con i nostri strumenti, abbiamo mixer, casse e grazie a Ste, che è quello che ne capisce più di tutti, cerchiamo di registrare pezzi abbastanza decenti nostri e crediamo che verso settembre potremo finire di registrare tutti, diciamo, i nostri primi pezzi che scriveremo anche quest'estate. Quindi, amici di Legnano Web TV, state va corte che autunno 2014 uscirà l'EP degli Sketch. Quindi aspettate con ansia il loro EP, venite il 22 di febbraio qui al Tasso Alcolico di Olgiate, ricordo l'indirizzo, via Mazzini 28, Olgiate Olona, e ascoltateli, secondo me se non venite vi perdete una bella serata. Due anni e rotti che suonate insieme, avrete fatto parecchie date in giro per la zona, magari anche oltre, ci sarà qualche data che vi sarà rimasta particolarmente impressa? Beh, allora sicuramente credo che anche gli altri concordino nel fatto che, insomma, forse la data più bella che abbiamo fatto tutti insieme sia stata quella allo Studio 54, un locale di Busto Arsizio nel quale ci siamo esibiti una serata che è stata, insomma, particolarmente divertente e proficua. Poi, sì, tra l'altro, la serata del mio esordio. E non so, anche una bella data è stata ad esempio quella lì che abbiamo fatto al Burnout, un locale di Vergiate in cui abbiamo suonato con dei nostri amici in una serata, diciamo, condivisa, e anche quella è stata una bella esperienza, direi.
E queste, diciamo, sono le due date che secondo noi sono state le migliori fino ad ora. Ok, voi quindi mi avete detto prima che vi autoproducete tutto, vi registrate tutto, quindi solito appello di Legnano e TV alle case discografiche o a chi volesse investire un po' di soldi nella musica. Sketch, vogliono lavorare al loro EP, mano sul cuore una, mano sul portafogli l'altra, diamogli una mano. Quindi abbiamo parlato del vostro genere, abbiamo parlato delle vostre date più importanti, abbiamo parlato dei vostri progetti futuri, ma adesso vi faccio una domanda che faccio spesso ai ragazzi giovani come voi. E voi dove volete arrivare con la musica? Cioè volete che rimanga per voi un passatempo, un hobby, o volete farlo di mestiere? Beh, penso che tutti concordino sul fatto che il sogno di ognuno di noi sarebbe riempire il locale, un locale abbastanza grande, con gente che conosce le nostre canzoni e noi abbiamo la possibilità di sentir loro cantare. Cioè, sarebbe una soddisfazione per tutti, perché abbiamo tutti questo sogno e facciamo ogni giorno, lo passiamo a coltivarlo, sperando che prima o poi si avveri. Quindi diciamo che comunque prima o poi vorremmo arrivare a qualcosa di più, perché comunque ci stiamo veramente impegnando. Quindi diciamo che poi è una grande soddisfazione vedere la gente che canta i pezzi che tu hai scritto, su cui tu hai tanto lavorato. Sì, comunque noi siamo anche ragazzi che siamo cresciuti con questa passione per la musica e vorremmo fare della musica la nostra vita per poter insomma diventare qualcuno in questo mondo. Comunque siamo arrivati alla fine di questa intervista. Io ringrazio gli Sketch per la simpatia, per la disponibilità. Ringrazio il Tasso Alcolico di Olgiate per l'ospitalità. Ringrazio i Play the Night, che come gli amici di Legnano Web TV ormai sapranno è il nostro pusher, quello che ci smazza tutte le band emergenti, per le interviste. Vi ridò l'appuntamento qui martedì prossimo per le interviste alle band emergenti e il sabato 22 febbraio dalle 22 gli Sketch live al Tasso Alcolico di Olgiate. Ciao da Marco, ciao da Max, ciao da Ale dal Tasso Alcolico, ci vediamo prossimamente. Ciao!